Buonasera, buonasera a tutti. Inizio col presentarmi, sono Silvana Pinto e da oggi qui su questo canale social inizia una nuova rubrica che potremmo definire un viaggio, perché andremo a fare un viaggio all'interno della cultura. Io da un paio d'anni mi sono approcciata alla scrittura. Ma c'è una passione che ho sempre coltivato, che è appunto la passione per la letteratura italiana e straniera. E proprio in virtù di questa mia grande passione ho inserito all'interno del mio blog una rubrica che tratta appunto di movimenti storico-letterari degli autori e delle loro opere. Facendo un excursus all'indietro, quindi andando a riaprire i cassetti dei ricordi dei miei studi ormai lontani, mi sono soffermata su un movimento in particolare che ai tempi mi aveva particolarmente aveva catturato la mia attenzione, ma che adesso ovviamente con una maturità e una consapevolezza maggiore ho ristudiato e mi sono appassionata ancora di più. Il movimento di cui vi darò qualche cenno adesso è il movimento della scapigliatura. La scapigliatura nasce in Italia nell'Ottocento, non è un vero e proprio movimento letterario, ma già il termine scapigliatura, quindi letteralmente spettinati, sta ad indicare proprio una metafora di una vita ribelle e disordinata. Siamo in un momento particolare, in un momento storico particolare dell'unificazione d'Italia e in questo momento in cui avanza il progresso tecnico, economico e scientifico, si assiste ad una non accettazione della società. Questo ovviamente fa sì che gli artisti vivono una sorta di contraddizione che mettono in chiaro proprio nelle loro opere, perché da un lato si assiste proprio all'esaltazione dei valori come la natura, la bellezza, l'arte, però dall'altro c'è il progresso che li distrugge e quindi si vive questa contraddizione in gran parte delle opere degli autori di questo movimento. Diciamo che il personaggio, l'autore di spicco di questa corrente letteraria è Antonio Fogazzaro.
Allora, Antonio Fogazzaro, io personalmente lo considero il genio ribelle della letteratura italiana. Ma entriamo subito nel vivo di questo grande scrittore. Non voglio annoiarvi raccontandovi la vita di Antonio Fogazzaro, bensì vorrei iniziare a fare proprio un viaggio introspettivo all'interno dell'anima di Antonio Fogazzaro, quest'anima ribelle, un'anima anche parecchio tormentata. È chiaro che ci sono degli aspetti della vita di Antonio Fogazzaro che incidono e che ben si evidenziano nelle sue opere. Possiamo partire parlando appunto del suo rapporto con la fede. Antonio Fogazzaro abbandona la fede in età molto giovane, ma in realtà lui questa fede non l'ha mai abbandonata, l'ha sempre tenuta nel cuore. Un altro elemento fondamentale è il rapporto che lui ha avuto, un rapporto molto conflittuale con il padre. Antonio Fogazzaro voleva scrivere, il padre voleva che lui diventasse un avvocato e Antonio Fogazzaro diventò avvocato, esercitò anche la professione, ma non abbandonò mai la penna, nel senso che continuò a portare avanti quello che era il suo reale, la sua reale passione. Un altro elemento che troviamo e troveremo all'interno delle sue opere è il rapporto che lui ha avuto con l'amore. Questa eterna diatriba tra amore fedele, quindi amore coniugale, e amore dall'altro lato, l'amore carnale, l'amore passionale. Da questo il tema scatenante è quello dell'adulterio. Infatti vediamo come in gran parte delle sue opere ritorna spesso questo elemento, tanto poi Antonio Fogazzaro scrisse anche una trilogia per il teatro in cui in tutte e tre le opere teatrali è l'elemento fondamentale proprio l'adulterio. Un altro aspetto molto importante che vediamo spesso nelle opere di Antonio Fogazzaro è il rapporto che lui ha avuto con la natura. Questa natura che lui ha sempre amato, che ha reso quasi animata nelle sue descrizioni, tanto da dedicargli un'ode. Quindi possiamo vedere come tutti questi aspetti che vi ho appena enunciato non solo mettono in risalto i sentimenti e gli stati d'animo, a parte per esempio, un esempio che si può fare è l'atto di sottomissione che Antonio Fogazzaro fa nei confronti della Chiesa, quindi l'esaltazione della fede che è ben chiaro nella sua opera per un recente raffronto tra le teorie di Darwin e Sant'Agostino. Un altro elemento che mi ha piacevolmente colpito è stato vedere come i personaggi delle opere di Fogazzaro non scompaiono mai totalmente. È come se girassero tutti attorno alle opere, ovviamente con cambiamenti di vita e cambiamenti caratteriali, di pensiero. Un esempio, diversi esempi, tra i quali Piccolo Mondo Moderno, oppure Il Santo,
o anche Leila, dove c'è il ritorno di un personaggio femminile, ma di questo magari parleremo nel prossimo appuntamento. Adesso invece vorrei parlarvi di una delle più grandi opere di Antonio Fogazzaro, quella più conosciuta che è Piccolo Mondo Antico. Bene, quando ho cominciato a leggere questa grande opera, ho avuto proprio la sensazione di entrare all'interno di questo piccolo mondo. Ho guardato la natura, ho conosciuto i personaggi. Ma entriamo nel vivo di quest'opera. Il romanzo narra le vicende di Franco Maironi, che è un giovane di idee liberali. E lui vive insieme alla nonna, che è una marchesa austriaca. Nel momento in cui Franco si innamora di Luisa Rigei, diciamo che si viene a creare un conflitto all'interno della famiglia, poiché Luisa non appartiene al mondo della nobiltà. E quindi ovviamente da un lato c'è la marchesa che vorrebbe impedire quest'unione, ma che Franco è deciso e determinato a portare avanti. E infatti lui realizza questo sogno e sposa Luisa. I novelli sposini si trasferiscono a Lugano e lì da questa unione nasce una bambina dal nome Ombretta. Franco, dal canto suo, conduce una vita molto tranquilla perché vive alle spalle dello zio e può permettersi di dedicare la sua vita alla poesia, alla musica e a diversi ozi. Ma nel frattempo il rapporto tra Franco e Luisa comincia a risentire di alcune inclinazioni causate dalla diversità sia caratteriale che di ceto sociale. E quindi il rapporto comincia a subire qualche problema. Nel frattempo succede che lo zio di Franco perde il lavoro e così Franco è costretto a partire per Torino e troverà lavoro presso un giornale. Quando rientra a Torino, sembra che sia ritornata la felicità fra lui e Luisa,
Ma questa felicità purtroppo durerà poco, poiché la piccola ombretta, cadendo dentro il lago, troverà la morte. Luisa, dalla disperazione, perde la voglia di vivere, mentre Franco trova la forza nella fede. Nel frattempo, la nonna comprende, di essersi comportata, diciamo, male nei confronti di Franco e chiede, perdono. Ma nel momento in cui Franco si rende conto che la nonna non è mossa da un vero e sentito sentimento di scuse, non accetta le scuse della nonna e quindi si rifiuta di arrivare a un chiarimento. Gli anni passano lunghi e lenti e Luisa e Franco continuano a vivere le loro vite in maniera separata. Finché un giorno lo zio, stanco di questo distacco fra i due, decide di farli riunire e li fa incontrare sul Lago Maggiore. I due si ritrovano e dopo una notte d'amore, Franco riparte per Torino. Ed ecco che siamo alla fine di questo romanzo. Il romanzo termina con l'immagine dello zio che serenamente trova la morte su una panchina davanti il lago di Como, mentre Luisa scoprirà di essere nuovamente incinta e quindi all'interno porta il frutto di questo amore ritrovato e mai perso.